Perfetto, allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro del bicchiere della staffa. E questa sera il nostro ospite è Marco Vannini. Buonasera professore e grazie di essere con Sera, noi. buonasera a lei. Marco Vannini che allora non ha certo bisogno di presentazioni, diciamo che nelle vesti di filosofo, storico della filosofia, traduttore, insegnante, sono decenni e dedica la sua attività di ricerca a trarre dall'oblio figure importantissime di mistici di tutte le epoche, antichi, medievali e moderni. Uno su tutti, in particolare, Meister Eckhart, frate domenicano del XIII secolo, di cui Vannini ha curato l'opera omnia italiana e volgare tedesca, e, perdoni, latina. Che dire, in questo bel libro, che vi faccio vedere fisicamente, Vannini. Diciamo che smette forse i panni di ricercatore accademico e forse fa filosofia alla maniera di Eckhart, ecco, anziché essere un ricercatore di o su Eckhart. E io, guardi, faccio questa domanda su questo libro, il cui titolo è Beati Pauper e Spiritu, attualità appunto di Meister Eckhart, e chiedo questo a Marco Vannini, chiedo perché appunto un frate domenicano del XIII secolo, grandissimo mistico, magister all'Università di Parigi, dovrebbe essere oggi, diciamo, un riferimento attuale nel 2022. E soprattutto vorrei chiedergli che cosa significa, secondo lei, per un maestro dello spirito come Eckhart, essere attuale. Ma dunque, allora, direi in generale direi che ogni diciamo, grande autore è sempre attuale, sia che si tratti di un medievale tra 200 e 300, assolutamente contemporaneo di Dante, tanto per intenderci, no? Come Eckhart. Sia che si tratti di nuovo ancora del passato più remoto, io cosa vogliamo prendere? Platone, Plotino, insomma i grandi maestri, filosofi o teologi, e non solo, anche per esempio i grandi poeti, no? Sarebbe come dire, ma è attuale, come dire, la tragedia di Eschilo, di Sofocle? Certamente sì, perché le cose grandi, profonde, serie dell'umanità, dell'uomo, sono sostanzialmente sempre le stesse. E in questo senso direi che quella è la domanda che lei mi ha fatto per Meister Eckhart, ha la stessa risposta per tutte le grandi personalità, appunto, di ogni tempo, antichi, medievali, moderni, eccetera, eccetera. Però più specificamente, ecco, per essere più specifici, direi perché attualità di Meister Eckhart. Cercherò di essere breve, visti i tempi del nostro colloquio. Ma dunque, questo è un religioso cattolico, bene, domenicano, che a suo tempo subì anche delle censure ecclesiastiche con accuse, diciamo così, larvatamente di eresia. Paradossalmente sono gli aspetti che ce lo fanno più attuale. Perché? Lo dico un po' brutalmente, lo dico così un po' in maniera dura, ma per essere sintetici. Perché Maestro Eckhart, che tutta la vita ha commentato la Bibbia, era un maestro medievale, quindi il loro lavoro all'università era di leggere e commentare la Bibbia, però è convinto da filosofo che tutto sommato si potrebbe farne anche a meno, perché mentre la parola scritta è legata ai tempi e ai luoghi, e dai tempi e dai luoghi viene in qualche maniera corrosa, l'intelligenza umana, la quale si rivolge per sua natura al divino, si rivolge all'assoluto, si rivolge a Dio, ha nei rapporti con l'assoluto, con Dio, per così dire, un canale diretto che non deve passare
attraverso la media che non necessariamente deve passare attraverso la mediazione di libri, riti, culture, eccetera. Questa è la cosa che gli causò dei problemi, perché appunto naturalmente l'autorità ecclesiastica non era troppo d'accordo. Ma ecco, ai nostri giorni cosa vuol dire? Vuol dire non negli ultimi 10 anni, ma sostanzialmente dall'illuminismo in poi, dal 1700 in poi, e poi su, 1800, 1900, ora siamo nel 2000 iniziati, eccetera. Quando c'è poco da fare, insomma, la cultura contemporanea, scientifica, storica, filologica e quant'altro, ci fa capire e rende necessario a ogni persona onesta, vuol dire, ammettere che le parole scritte dei libri cosiddetti santi, rivelati, eccetera, sono in realtà delle parole scritte da uomini e appunto soggette al tempo e allo spazio. Cosa che, come ovvio e come tutti sanno, ha causato potentemente, diciamo pure, la scristianizzazione o comunque l'allontanamento dalla fede tradizionale da parte, c'è poco da dire, di buona parte del mondo contemporaneo. Ci siamo? Ecco, allora, tanto più importante, tanto più rilevante è accorgersi che, appunto, in pieno Medioevo, appunto siamo negli stessi anni di Dante, tanto per intenderci, un grande maestro cristiano, bene, offre una strada che è una strada di cammino interiore verso la verità, verso il bene, verso la luce, diciamo pure verso Dio, bene, che non dipende, che è indipendente da tutto il patrimonio, diciamo così, letterario, dogmatico e quant'altro che invece per secoli aveva fatto da strumento. Non Ecco, so se sono infatti, stato troppo assolutamente. sintetico. Guardi, ho pensato che forse la domanda giusta non è perché, cioè non è chiedersi perché un medievale sia contemporaneo, ma perché piuttosto era, diciamo, nostro contemporaneo un medievale, un uomo che viveva nel Medioevo, no? Con questa esigenza a scavalcare le mediazioni, che sicuramente è, diciamo, un tratto, direi, non solo della società, no? Pensiamo a quanto si vogliono scavalcare le mediazioni a livello politico, no? Ma è anche un tratto della spiritualità contemporanea, senz'altro. Però ecco, resta il fatto che beati pauper spiritu, cioè cito la traduzione del latino, cioè, beati poveri in spirito. Ecco, la beatitudine, la povertà e lo spirito, diciamo che sembra un po' una triade fuori moda, no? Anche solo parlare di beatitudine a proposito della così. Del perfezionamento spirituale, mettiamo, no? E senz'altro fuori modo. Oggi si parla soprattutto di felicità, semmai, no? Si parla di felicità individuale e collettiva. Che cosa, ad esempio, la beatitudine in più rispetto alla felicità? Cioè, che cosa comporta per un autore come Eckhart? Guardi, innanzitutto lei ha perfettamente ragione nel dire che noi si parla eventualmente di felicità, no? La parola e il concetto stesso di beatitudine ci è estraneo normalmente, casomai forse così rimandata al paradiso, cose di questo genere, no? La beatitudine. Ma invece Meister Eckhart è, come dire, assolutamente nel solco di una tradizione. Lui era nel 1300, ma insomma si può dire quasi bimillenaria, perché fin dagli inizi, diciamo, della nostra storia culturale, va bene, filosofica, religiosa, quindi ancora del mondo pre-cristiano, prima ancora ovviamente del cristianesimo, c'è invece il concetto non solo di piacere, no? Abbiamo detto felicità, beatitudine, ma si comincia con piacere, no? L'antica Edonè. Certo, c'è il piacere che esiste, importante, bello, delle cose sensibili, eccetera, eccetera. Bene. Poi c'è felicità, ma anch'essa come il piacere sottomessa a condizioni. La felicità, questo lo sappiamo tutti,
ma lo dicevano anche gli antichi, no? Prendo Aristotele, la felicità ha bisogno di determinate condizioni. È difficile essere felici se uno, insomma, muore di fame o è malato, cose di questo genere. Benissimo. Ma poi c'è beatitudo, il latino dice beatitudo, il greco diceva macaria. C'è beatitudine, che è qualcosa di radicalmente diverso, perché non dipende da nessuna condizione. Cioè è come dire un passaggio quasi di stato, il passaggio a un'altra condizione. Perché? Perché la beatitudine è qualcosa che è assolutamente e totalmente di ordine spirituale, cioè non dipende dai fattori dei sensi, non dipende dalle condizioni che possono variare appunto dell'essere umano. E allora non a caso, guardi di cosa stiamo parlando, sono beati i poveri, poi deve venire spirito in spirito, ma intanto cominciamo da poveri, che è, come dire, un controsenso assoluto, no? Nella nostra cultura. Esatto. Dire, già dire soltanto beati poveri è inconcepibile, o perlomeno insomma molto sano. E questo ci fa capire quanto profondamente beatitudine non dipenda dalle condizioni esteriori, la prima della quale ovviamente è il benessere di carattere materiale. Ma invece dalla povertà nello spirito, no? La seconda parte del libro, perché io voglio dare anche così un criterio di orientamento a chi ci sta ascoltando. La prima parte, diciamo, è una parte così saggistica, storico-filosofica, no? Mentre invece, secondo me, nella seconda, lei proprio, diciamo, alla maniera di Eckhart, in qualche modo si fa nostro maestro, devo dire, nel cercare di fare filosofia in questo modo, e ci racconta per l'appunto di ciò che ottiene senza mediazione questa beatitudine senza condizioni, no? Che è la povertà nello spirito. Se può spiegarci questo, anche alla luce, devo dire, di una traduzione complicata comunque, no? Del passo del Vangelo, perché viene da dire beati i poveri di spirito, in realtà beati i poveri in spirito. Perché qual è il senso di questo essere, di questa povertà? Dunque, ecco, qui si entra proprio nell'argomento essenziale del libro. Allora, innanzitutto, giustamente, bisogna dire il problema di tradurre, perché se io traduco poveri di spirito, pare quasi, come nel passato spesso è stato sostenuto, una sorta di elogio, non voglio dire della stupidità, ma di una modestia intellettuale, eccetera, eccetera. Cosa che, insomma, farebbe torto, direi, alla profondità della parola evangelica e anche del fatto che nella scrittura, anche in quella ebraica prima e in quella cristiana, spirito è un valore positivo e comunque non si fa a dire che sono beati quelli che ce n'hanno poco, insomma, ecco. Esatto. Va bene. Allora, io credo che, insomma, si possa giustamente sostenere, almeno Eckhart è di questa opinione, che la beatitudine è quando si è poveri nello spirito, perché spirito, e qui naturalmente siamo arrivati al centro del discorso, spirito è qualcosa che è profondamente umano e divino insieme, umano e divino insieme, spirito emerge, come dire, si fa vivo in ogni essere umano. Sottolineiamo innanzitutto questo, in ogni essere umano, uomini, donne, liberi, schiavi, intelligenti, colti, non colti, si fa vivo quando l'essere umano appunto si spoglia, diventa povero, dove la povertà non è quella economica, ma viene espressa in queste famose frasi, tutti quelli che conoscono l'argomento sanno bene, di non avere niente, non essere niente, di non sapere niente, di non volere niente. Una sorta, come dire, di vuoto, Uso volentieri questa espressione anche perché c'è un parallelismo, è un interessantissimo rapporto con quello che può essere il prodotto di una riflessione orientale, una riflessione
del mondo indiano, del mondo cinese, eccetera. E non è una forzatura, eh? Non è una forzatura. Non è una forzatura che faccio io. Ci sono dei grandissimi studiosi che l'hanno notato come questa linea di Eckhart possa essere messa veramente vicina a delle grandi correnti, appunto, che non sono europee. Ma dicevo, la povertà è questo spogliamento, questo spogliarsi interiore e fare il vuoto, scoprire in noi stessi che la cosa più profonda, più vera, più essenziale, non sono le cose che crediamo di possedere, di essere, di avere, ma è, come dire, questo assoluto nulla in cui Ecco, ma visto che questo è un libro che è in perfetto stile Lindau, no? Perché veramente accontenta tutti e scontenta anche tutti, no? È un libro veramente per tutti e per nessuno, come diceva Nietzsche dello Zarathustra. Io le chiedo, insomma, ci sono delle frasi comunque, devo dire, molto veementi nel testo, per cui lei dice che, ad esempio, chi dice qui sono io, là c'è Dio, no? Quindi, diciamo così, la posizione del rapporto religioso classico. In realtà è un idolatro, un bestemmiatore. La domanda è, proprio per far capire che appunto non si tratta di un libro catechetico, perché non è un vero povero in spirito chi così dice? sì, perché, e qui veramente devo dire, dico volentieri, che la profondità, direi anche psicologica, oltre spirituale, di questo maestro medievale è superiore a tutte le altre che conosco. Perché Meister Eckhart scopre, nota, come ciascuno di noi può scoprire, che, come dire, la fede intesa come credenza è come aggrapparsi, no? A un qualcosa che in qualche maniera si possiede è un elemento erroneo, è un elemento sbagliato che ha origine appunto in questa nostra smania, in questo nostro desiderio che è un desiderio di possesso. Quando lui scrive la famosa frase, che non l'abbiamo detto ma lo diciamo ora, il libro di cui si parla, è in buona parte la spiegazione di un sermone di Eckhart, no? Il sermone 52, quello che appunto parte dal versetto di Matteo, beati i poveri in spirito perché di essere i miseri, che è il sermone, come dire, più paradossale, più ardito, in certo senso più sconvolgente di Eckhart, dove c'è quella famosa frase salutata con gioia anche da Nietzsche, no? Prego Dio che mi liberi da Dio. Frase appunto che può sembrare assurda, sconvolgente, ma che invece è molto seria, a mio parere è molto vera. Cioè ci si rivolge, si sta pregando. Non dimentichiamo che questa è una predica, eh? Quest'uomo era un domenicano, era un predicatore, sta parlando ai fedeli. Allora, prega Dio nel senso vero, forte, nobile del termine, nel senso più alto possibile, che tolga via, che liberi da che cosa? Da Dio che invece è il frutto delle aspirazioni, dei desideri, della volontà di possedere dell'uomo. Allora, solo togliendo via, e questo direi è per un uomo religioso è il distacco più difficile, no? Quello E di certo, togliere perché via il legame. E però esatto. solo questo, secondo Eckhart, come dire, fa emergere ciò che veramente è divino nell'uomo, cioè lo spirito. Ecco, qui si capisce, come si diceva all'inizio, che la predicazione di quest'uomo possa avere causato degli sconcerti e quindi anche l'accusa a cui Eresia, lui andrà certo. incontro. Però a mio parere, ecco, torniamo al discorso iniziale, qui si vede nei nostri giorni in particolare, dove appunto tante immagini tradizionali di Dio non reggono più, si vede invece la profondità e la verità di questo che stiamo dicendo. Ecco, e qui abbiamo già appunto scontentato un settore così importante dei lettori. Scontentiamo anche l'altro però, perché io potrei Contentiamo anche dire, l'altro.
Faccio veloce, per così nel mio distacco dalla religione positiva, quella di cui parla lei, e vado dallo psicologo per essere beato e povero in spirito. Perché non posso farlo, secondo lei? No, ecco, qui, come dire, il rimedio è il peggiore del male. Perché nella religione tradizionale, quindi anche nel legame, come dire, a un Dio determinato, c'è pur sempre l'orientamento verso l'assoluto. C'è pur sempre questo. Allora, se per un verso Meister Eckhart scrive, diciamo ancora un'espressione che scontenta, chi crede non è ancora figlio di Dio, la credenza per certi aspetti è ancora qualche cosa, come dire, di alienante, però peraltro senza il riferimento all'assoluto, senza la fede come desiderio e volontà dell'assoluto, noi cadiamo assolutamente in una sorta di palude. Ecco, ciò che io rimprovero, per così dire, naturalmente anche in queste pagine, a tanta psicologia contemporanea, è quella di porsi come, diciamo così, maestra e salvatrice senza averne la possibilità. Ecco, alla sotto questo aspetto, e qui appunto scontentiamo gli altri, sotto questo aspetto, beh, Meister Eckhart è homo religiosus più di ogni altro. Come disse una volta un caro amico, ahimè defunto, professor Franco Volpi, una volta che parlavamo insieme di Eckhart a Vicenza, lui era vicentino, era stato allievo di Faggin, Meister Eckhart ateissimus et christianissimus. Ecco, e questo è proprio il punto, no? Perché se di qualche cosa è maestro Eckhart è di ateismo mistico, no? E io penso, guardi, poi magari mi sbaglio, cioè ho scoperto una cosa bellissima che non sapevo leggendo il suo libro, cioè che la prima beatitudine, no? Che è quella che, diciamo, commenta il sermone di Eckhart, presenta il verbo al presente, a differenza delle altre che invece rimandano sempre l'ottenimento delle beatitudini al mondo a venire, no? E questo è, diciamo, è veramente l'amore per la terra, veramente di Nietzsche, per esempio, no? Perché il versetto è esattamente così: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E sono andato a controllarla in latino, in greco, è proprio così. Sì, non c'è dubbio. Direi che questa forse è la risposta migliore all'attualità di Eckhart, no? Cioè la possibilità, attraverso così questo ateismo mistico, senza mediazioni, di arrivare ad una pienezza che va oltre forse la conferma delle nostre paure, delle nostre meta-riflessioni, diciamo, no? Sempre ripiegate sull'io. Quindi, che dire, c'è poi tutto un filone della filosofia anche poi moderna e contemporanea che in qualche modo muove a partire da Eckhart, no? Che forse è il filone della filosofia classica tedesca. Questa, diciamo, che è proprio nel concreto la prima parte del libro, no? Lei si confronta molto con Hegel, ma anche con Kant e con Nietzsche. Quindi c'è anche un valore storico in quanto tale di Eckhart. Se ha voglia di raccontarci un attimo che cosa ha significato proprio per la storia del pensiero, ecco, in questo senso. Dunque, innanzitutto bisogna dire che la condanna che alcune proposizioni di Eckhart subirono da parte dell'autorità ecclesiastica, ma sottolineo, non la condanna dell'uomo, perché la bolla papale riconosce che Meister Eckhart è morto in pace con la Chiesa Cattolica, però ha subito la condanna di alcune proposizioni. Ora, nel mondo medievale questo voleva dire praticamente far uscire un libro e un autore dalla circolazione, anche perché non c'era la stampa. E quindi, allora, Meister Eckhart è stato un grande dimenticato, questo è il primo punto da dire. Per secoli solo pochissimi, e prevalentemente solo nel mondo tedesco, ne avevano una qualche notizia. Naturalmente c'erano, è anche molto importanti, però devo dire che Eckhart è un autore che nella sua grandezza è stato riscoperto
diciamo a partire dal 1800, questa è la prima cosa da dire. Però appunto ci sono nel passato e anche appunto un passato non lontanissimo da un punto di vista culturale, come lei ha detto, ha detto i nomi di Kant, ha detto il nome di Nietzsche, ha detto il nome di Hegel, che sono sì un secolo o più nel passato, ma insomma sono ancora tra noi in particolare. Ecco, questi sono autori che più o meno direttamente, in diversa misura, più o meno direttamente, hanno avuto un influsso e anche si sono confrontati in maniera importante con il nostro uomo. Certo, e però viene da dire, appunto, io l'ho fatto questa domanda per capire se non possiamo, diciamo, andare in chiesa, non possiamo andare dallo psicologo, abbiamo bisogno, anziché di una psicologia, di una pneumatologia. Io vorrei sapere dove sono oggi i pneumatologi, cioè capire fin dove è arrivata questa linea di pensiero, no? Che forse a un certo punto è stata interrotta. Questo per quel che riguarda il discorso occidentale, no? Perché invece per quel che riguarda l'Oriente, lo diceva lei prima, Eckhart sicuramente è un ponte, no? Permette di essere messo in relazione all'Advaita Vedanta, a tutte queste cose, no? E quindi tra Oriente e Occidente i maestri dello spirito, sì, così, sono sempre delle stelle irraggiungibili. E altri autori, ad esempio lei parla molto di Simone Weil, giusto? Secondo lei c'è qualche cosa che può ricordarlo? Dunque, guardi, ha detto delle cose molto belle. Innanzitutto dice, ma se per un certo verso, diciamo così, la teologia tradizionale non va, le moderne o molte moderne psicologie non vanno, dice, ma allora dove andiamo? Dove è quella pneumatologia, cioè quella scienza dello spirito auspicata? Cioè, il problema è che non ce n'è tanta, insomma. Ora, in realtà ci sarebbe, perché sa, io, come lei ha detto, insomma, cito spesso con grande gioia il libro di Hegel, Fenomenologia dello spirito. E certo è un libro dimenticato, e i primi che dovevano utilizzarlo e che avrebbero dovuto abbeverarci, sì, cioè i pastori protestanti e poi i teologi, l'hanno messo da parte. Però vengo alla seconda parte del suo intervento, che è molto giusto. In realtà noi, appunto, attraverso la globalizzazione, attraverso questo arrivo dell'Oriente massicciamente anche presso di noi, è benvenuto, perché, guardi, tanti... anche persone che conosco, comunque dei lettori delle cose che io ho fatto, sono proprio persone che hanno riscoperto Meister Eckhart o i grandi autori della tradizione spirituale cristiana dopo il passaggio in Oriente, insomma, come dire, dopo il viaggio in India. Cioè hanno scoperto una sostanziale, grandissima vicinanza tra le tradizioni spirituali d'Oriente e d'Occidente. E a questo proposito, appunto, ecco, lei ha ricordato giustamente un'altra autrice assolutamente nostra contemporanea, che è Simone Weil, o Weil, meglio Weil, in francese, la quale ha fatto proprio questo, il grande confronto, ha fatto tante cose, ma questa è molto importante, il confronto tra le mistiche d'Oriente e d'Occidente. E cosa ci dice in fondo? Io sottoscrivo in pieno che mentre le religioni sono sempre in contrasto, le mistiche di tutti i tempi e di tutte le religioni si assomigliano fin quasi all'identità. Cito alla lettera, si assomigliano fin quasi all'identità. Perché identità è troppo, sarebbe una forzatura, ma quasi identità sì. Io lo credo che in questo senso, come dire, bisogna anche avere speranza, no? Una delle virtù teologali. E credo che con il nostro tempo ci metterà di fronte questa cosa, la scoperta che le grandi tradizioni spirituali d'Oriente e d'Occidente e quella occidentale non ha nulla da invidiare a quella orientale,
lo dico esplicitamente, per me il sermone Beati Pauperi in Spirito è l'oggetto più profondo che io nella mia vita abbia letto, con tutto il rispetto naturalmente per l'Oriente. Bene, io credo che ci potremo forse, come dire, troveremo la strada in questa unità profonda delle grandi tradizioni d'Oriente e d'Occidente. Ed è quello che auguro anche io ai nostri lettori, perché auguro loro veramente di leggere nel giusto spirito questo ultimo libro di Marco Vannini, Beati Pauper e Spirito. Veramente grazie Marco per essere stati con noi. E niente, a me non resta che invitarla a brindare col mistico vino. Certamente. Della scrittura, grazie. Alla bella conversazione. Grazie. Alla bella conversazione.